Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 10 dicembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Corsa all'antinfluenzale per salvare le festività. Lunghe code all'Hub di Salce, l'azienda LULS Dolomiti tampona con più personale e un'apertura extra. Seduta anche mercoledì pomeriggio, serve prenotare, quindi dosi anti-Covid. Scusate, quinte dosi anti-Covid. E il tema viene poi ripreso all'inizio della sezione che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Corsa al vaccino per salvare le festività, Ressa Lab, LULS fa gli straordinari. Per l'antinfluenzale serve la prenotazione. Ieri oltre 100 persone in coda a Salce. Martedì pomeriggio seduta supplementare. E sempre per quanto riguarda LULS, Dolomiti, pediatrie, rinnovato l'accordo con Genova e in particolare con la convenzione con l'ospedale Gaslini. La musica come terapia per i giovani del SERD, questo uno dei laboratori del servizio dell'ULS contro le dipendenze. E ancora per la sanità, radiologia, nuovi lavori all'ospedale San Martino di Belluno per 1,5 milioni di euro. Ma cambiamo argomento. Imbiancata tutta la provincia, 70 cm di neve a Col dei Baldi, sopra Alleghe. Soltanto 5 cm a Cortina, mentre si sale a 20 tra Falcade e Val di Zoldo. Permane a rischio valanghe. Per il bel tempo si deve aspettare lunedì. E in conseguenza della neve, scrollata del manto nevoso che era caduto sulla terra di Gerram, la quale è tornata a splendere. Si tratta della installazione che è stata realizzata e collocata sopra la fontana di Piazza dei Martiri, in cui è rappresentata proprio la terra. La fiaccolata in tofana a Cortina ha emozionato gli ospiti della Regina delle Dolomiti. Oggi si continua con altre manifestazioni per il weekend, per il fine settimana che apre la stagione invernale. Auto senza catene, una ventina di interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà. Zaia, il presidente del Veneto, punta sullo sci contro lo spopolamento. La rete degli impianti di risalita va estesa, sottolinea. Ma andiamo nella città capoluogo, nel comune di Belluno, comune che chiama le associazioni a riflettere sul futuro del volontariato. Venerdì prossimo un convegno coordinamento al teatro comunale. L'assessore Dal Pont diventerà un impegno fisso per fare il punto sul volontariato. Un weekend di iniziative ecosolidali. Oggi pomeriggio l'inaugurazione del grande presepe della solidarietà. Molti gli appuntamenti nel calendario natalizio dell'associazione Insieme si può, tra i quali appunto questa inaugurazione. Macchina con due sospetti bloccata in largo Ugo Neri. Polizia e carabinieri hanno fermato una berlina chiara con la targa straniera. Potrebbero essere gli autori degli ultimi furti e sono stati portati in caserma. Scorte, la questura è sotto organica, la denuncia del sindacato di polizia. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Premio Penna Alpina, panettoni e spettacolo per il Natale dell'ANA. La raccolta fondi finanzierà i campi estivi per i giovani. Prevista una donazione all'ULS con alcune borse di studio. L'evento si terrà sabato 17 dicembre all'auditorium dell'Istituto Cannossiano. E domani messa a Vellai per ricordare Luigi Callegaro,
a un anno dalla scomparsa. Fonzaso, rinfresco per tutti. Il municipio apre le porte ai cittadini per la vigilia. E da Feltre ancora, ladri agili come gatti, visitata una villetta nel quartiere Regina Margherita. Animazioni in centro città a Feltre e domani c'è il Cantagiro, Natale tra arte di strada, chioschi e musica. Ed eccoci ad Arsè. Lavori nella galleria, da lunedì altre chiusure di notte. Proseguono gli interventi di manutenzione per migliorare gli impianti. Fino a venerdì 23 dicembre, previste deviazioni per il traffico leggero e pesante. Giustizia Lumaca a Belluno. Passa una consigliatura prima di avere la sentenza. Questo uno dei casi che è avvenuto e che testimoniano le difficoltà attuali. Maccagnan e fondi dei comuni di confine. Non svendeteci per avere l'autonomia. Il sindaco di Lamont ha partecipato a un vertice con i colleghi trentini. Questi stanziamenti, sottolinea, sono fondamentali per la sopravvivenza. Giornata del donatore domani a Quero Vas per celebrare i 150 soci e l'attività della sezione dei donatori del sangue. Cesio Maggiore, Piazza Mercato, assetto ordinato e più fruibilità. E c'è anche una immagine, una foto che offre un colpo d'occhio offerto ora dalla piazza con l'albero di Natale illuminato. Siamo a Limana. Bollette pesanti alla casa di riposo, nuovo stanziamento e rischio di rincari. Il comune versa 30.000 euro per far fronte ai maggiori costi. La sindaca De Zanet, possibile un ritocco delle tariffe dall'estate 2023. Sedico, latterie colpite dalla crisi. L'Unione Montana distribuisce 50.000 euro, aiutate 6 cooperative della Valbelluna. Longarone, feste senza luminarie ma ricche di eventi per fare comunità. Niente luci natalizie quest'anno per risparmiare energia, il centro culturale diventerà la casa di Babbo Natale. Ponte nelle Alpi, vena d'oro sugli scudi con l'uscita naturalistica assieme al Proloco. E in Alpago, alle nozze d'argento offerte ai volontari Eva per l'aula didattica. E ancora dall'Alpago, nuovi spogliatoi a pieve, aperto il bando dei lavori. Agordo, casse e panetteria in modalità self-service, un milione investito per rinnovare la Coop. Taglio del nastro al punto vendita alla Corte Agordina, con 22 dipendenti, è il terzo più grande del circuito site. L'Agordino piange Marconcini, fu primario della pediatria. Il medico si è spento a 89 anni nella sua casa sui Colli Berici. Socio del CAI di Agordo, era stato consigliere comunale con la DC. A cavallo da Canale d'Agordo a Roma, il libro a Bergoglio e Mattarella, sulle orme di Luciani. E c'è anche una immagine che testimonia la conclusione di questa iniziativa. A Misurina nessun miracolo di Natale, dal 24 al Pio XII non ci sarà più nessuno. La direttrice sanitaria Cogo detta con amarezza il cronoprogramma di chiusura. Nemmeno il Covid ci aveva steso, sottolinea. Si sbaracca quando la struttura è piena, ci sono circa 70 persone tra pazienti e familiari. Il rammarico, direi, di non aver avuto tempo per sperimentare cure parallele all'asma. Con un decimo dei soldi per il Bob si potrebbe salvare quell'eccellenza. Questa è la convinzione del consigliere regionale PD Andrea Zanoni, che si è visto bocciare dalla giunta un ordine del giorno
a sostegno dell'Istituto Pio XII di Misurina. Tra la Fondazione Cortina e il mondo imprenditoriale, sinergia totale verso il 2026. Ieri la presentazione degli eventi a Cortina. Il presidente Stefano Longo ha ringraziato Enrico Valle e la storia della Coppa e ha formato decine di apprezzati professionisti. Sempre da Cortina nasce Supercombi, la creatività si fa rete nel segno del co-working. Pieve di Cadore, lo scarico della stufa incendia una terrazza, paura in via Cortina. Oggi a Cortina, summit dei governatori dei 17 distretti italiani dei Lions Club. Cinque spettacoli per le famiglie al Teatro Piero Bon di Ponte nelle Alpi. Dal 28 gennaio al 1 aprile torna la rassegna coordinata da Alessandro Rossi per un pubblico dai 3 ai 9 anni. E per lo sport, l'allenatore della Dolomiti Bellunesi, la squadra della provincia che milita nel campionato di calcio di Serie D, per Zanin, l'uscita dal guado passa per una sola via: sbagliare pochissimo. La Dolomiti Bellunesi domani ospite della Luparense e il tecnico pungola i suoi: voglio assolutamente vedere che proseguiamo nei miglioramenti. Dal Corriere delle Alpi, passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre l'edizione odierna con questo titolo: Scorte ai VIP, questura in difficoltà. Le denunce di un sindacato di polizia: durante il ponte aumenteranno i servizi per i politici in vacanza sulle Dolomiti. Spunta anche il caso dell'ex ministro D'Incà, ancora sotto protezione dopo le minacce dei gruppi Novax. E la fotonotizia scelta per l'edizione odierna: A cavallo da Canale a Roma, il libro al Papa e a Mattarella. L'iniziativa, il libro del pellegrinaggio a cavallo da Canale d'Agordo alla tomba di Luciani a Roma, compiuto nel 2000, è arrivato nella capitale. Una copia è stata consegnata al Presidente della Repubblica Mattarella, l'altra a Papa Francesco. Mai così tante gare di Coppa del Mondo a Cortina. Comune e Fondazione ieri in piazza per presentare le date della stagione. Saranno 8 le sfide internazionali sulle piste ampezzane. Nessuno come noi è stato sottolineato. Il sindaco Lorenzi è la conferma della nostra vocazione, una spinta verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Stefano Longo: non c'è un'altra stazione sciistica a offrire un simile panorama di eventi agonistici. E sabato prossimo la competizione in notturna sul Foloria dello snowboard, competizione internazionale. Si tratta proprio della Coppa del Mondo di snowboard. E sempre da Cortina, non solo fashion, sono decine le proposte di un weekend intasato. Clima effervescente in paese e non mancano neppure le opportunità di riflessione collegate a libri di cultura. Tra i personaggi, Madame e Tina Maze, incontro dei Lions e domani alle 13 allo Scialetto Fane, Pink Closing Party. Parcheggi pieni per i vaccini, Salce protesta. Folla ieri per le dosi antinfluenzali al centro sulla statale 50. Negozianti e residenti si sono visti scippare, per così dire, i posti auto. Da giorni c'erano malumori esplosi nella giornata clou. Tanti infatti hanno risposto all'invito alla prevenzione dell'ULS Dolomiti. E l'ULS sottolinea: eseguite 300 iniezioni, potenziata l'equipe e chiuso in orario. Saranno organizzate sedute aggiuntive. La strada verso casa dei ragazzi del SERT. Il brano e il video realizzati in un laboratorio diffusi in queste ore.
vi diamo tutta la nostra voce, un'iniziativa certamente particolare e interessante. Santa Claus e Domenica Ecologica, blindato il centro di Belluno per la giornata di domani. Piccola rivoluzione per una serie di eventi in città. Siamo a Feltre, cassa integrazione alla Dividendum. Dopo il settore legato alla fotografia, la contrazione colpisce il mercato digitale. Dal 13 gennaio, CIG per quasi 400 lavoratori. L'ammortizzatore sociale verrà utilizzato per 3 mesi. Non saranno rinnovati 30 dei 70 contratti di somministrazione. I sindacati, l'unico settore che regge è quello delle luci per le serie televisive che vengono fornite dall'azienda. La Galleria di San Vito, in comune di Arsè, chiusa di notte per 12 giorni. Tutti uniti per Zorzoi, messa e festa della comunità. Dopo la celebrazione col Vescovo Marangoni è stato presentato il restauro del campanile della chiesa di San Zenone. Zoldo, via tutti i divieti, riapre la provinciale. Dopo 2 anni di passione, l'intero tratto tra Val di Zoldo e Longarone sarà percorribile dal traffico senza limitazioni. Entro fine mese cesserà anche il limite di transito per moto e biciclette, appena conclusi i lavori nel tratto tra Soffranco e Igne. Torna a Ponte nelle Alpi a teatro con mamma e papà con 5 spettacoli per la 16ª edizione, le migliori produzioni per ragazzi e famiglie. Neve e disagi, furgone con disabili finisce fuori strada. Vigili del fuoco al lavoro ieri per mezzi senza catene in panne, una ventina i soccorsi in tutta la provincia. Appelli da tutta Italia per il centro Pio XII di Misurina, non fatelo chiudere. Sui social le preoccupazioni dei genitori di bambini asmatici. In regione, bocciato un ordine del giorno, chiedeva l'intervento della giunta. Zannoni, l'autore di questo ordine del giorno, per rilevare la struttura basta il 10% degli 85 milioni previsti in bilancio per la pista di bob da fare a Cortina. Santo Stefano di Cadore, il comune alla ricerca di nuovi gestori. Accetterà solo delle offerte migliorative con partecipazione alle spese di elettricità e riscaldamento per gestire il passport. Natale per tutti, dal Farra martedì in piazza Tiziano a Pieve di Cadore. Lunedì invece andrà in scena a Belluno, saranno giornate all'insegna della solidarietà e della inclusività con questo artista, se così possiamo dire, delle acrobazie con la moto. E concludiamo con alcune notizie sportive. Pallavolo, super sfida con il Fano, la Darold Logistics Belluno sogna il colpaccio. Dopo il tonfo con Parma e la bella vittoria a Montecchio, domani terza partita in 8 giorni, atteso il grande pubblico alla Spess Arena di Belluno. Novello, uno dei giocatori più in vista, deciderà la voglia di vincere. E per il nuoto, trofeo per Masters a Lambioi, 50 squadre, 700 atleti. Un evento di successo ben organizzato dalla Sportivamente Belluno. Dolomiti alla Sudamericana, si tratta della Dolomiti Bellunese, la squadra di calcio. Dopo Tuminetti, preso un altro argentino, Lautaro Fernandez. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.